Beh, un bilancio intanto di una lunga sequenza di interventi, di percorsi messi in atto, di risposte positive, ma anche di risposte che ancora, si aspettano, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione degli interventi sulle abitazioni private. Abbiamo dato, i risultati di quelli che sono ormai elementi imprescindibili, quindi una sequenza di progetti acquisiti, di lavori che devono comunque partire perché ci sono risorse, perché ci sono progettualità acquisite e pareri forniti. Per quanto riguarda gli interventi negli edifici pubblici, l'atteggiamento dell'amministrazione, che è quella di tutela e di salvaguardia, di questi luoghi artistici, oltre che storici, ma anche tanto utili per l'attività amministrativa, ma anche la necessità di avere ancora dalla Regione il riconoscimento di importi reali e non importi fittizi, perché non si tratta di riparare un edificio, ma di rimetterlo nella condizione di sicurezza e anche, come dire, di adeguamento storico alla sua funzione, alla sua struttura. Poi, per quanto riguarda le scuole, quindi anche qui abbiamo ancora tutte le interventistiche da mettere in atto, anche se i contributi ormai ci sono, i fondi sono disponibili e quindi si tratta di cantierare queste zone. Le cose che ancora rimangono aperte sono quelle relative proprio a MAP e MUSP. Noi continuiamo a sperare, perché pensiamo di avere diritto ad avere questo tipo di dotazione, per la semplice ragione che Sulmona non è una città che ha sognato il terremoto. Sulmona è una città che lo ha vissuto e poi, in una maniera molto responsabile, non ha fatto azione di sciacallaggio, ma è rimasta ad aspettare che prima si lenissero le sofferenze più immediate dell'Aquila e poi si ponessero i problemi nostri. Per cui, anziché fare come tanti altri comuni che hanno chiesto in maniera indistinta e anche eccessiva, MAP e MUSP, per poi vederseli costruiti, abbandonati, non utilizzati, noi abbiamo atteso che il bisogno fosse diventato oggettivo. Quindi, quando il 22 febbraio 2010 abbiamo inoltrato le prime richieste, erano richieste concrete, ponderate, e che facevano riferimento solo a uno stato di bisogno reale e non fittizio. Quindi siamo convinti di avere ancora questi margini, per vederci riconoscere questi diritti, e soprattutto siamo tranquilli con la coscienza, perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con la massima trasparenza e col massimo impegno che era.